Bella a tutti i miei slime qui al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare la Deluxe Edition di Plaza. A distanza di qualche mese dall'uscita dell'album originale, ha deciso di pubblicare queste 5 canzoni inedite, di cui poi in realtà una è già uscita ed è Envidioso featuring Morad. Io Plaza l'ho anche reactato, trovate il link in descrizione e penso soprattutto di essere stato uno dei pochissimi a cui effettivamente l'album poi è piaciuto. Non ho capito ancora ad oggi la gente che cosa si aspettasse in più di Capo Plaza, che voglio dire conosciamo tutti a prescindere dal fatto che possa piacere o meno, è un artista di cui sicuramente sappiamo i pregi ma anche i limiti, quindi più di quello che ha fatto non capisco il pubblico italiano veramente che cosa si aspettasse di lui, ma questi sono dettagli. Adesso è uscita questa Deluxe Edition, 5 tracce come ho già detto prima, partiamo dalla prima, I Soldi Parlano. I soldi parlano. Ok. Non mi capirà, non mi capisco, io pulisco l'anima. Lei mi parla di lei, dei suoi problemi, me mi e non li sa. Cheese. Mio fra ragiona poco, prende la semiautomatica. Ok. Appostati, i miei fra strada sono soldati, danno niente. Ok. Gratis. E gioco ancora con la morte, ma io mi diverto. Va bene. Babe. Bello. Sembra un po' soul. In prestito, quei soldi parlano. Okay. Brutte in un quartiere brutto non li cambiano. Okay. Devo superare un altro ostacolo. Zero scus, tutto ciò che voglio me lo prenderò. Mami, no, con il coprifuoco. Va bene. Ma quale COVID? E baby, ora devo andare. Ho da fare affari. La prima parte mi è piaciuta davvero un casino perché aveva un bel mood, molto un po' solo R&B, ma forse non è neanche il termine adatto, però per farvi capire mi ha dato molto le vibes di Drake, tipo in Take Care, intendo l'album, non la canzone, o comunque Bryson Tiller, no? Un po' chill, conscious, introspettivo, mi è piaciuto. Poi in realtà quando ha fatto la seconda strofa mi è un po' scesa la canzone, perché quella voce sempre su questo beat non ha reso secondo me benissimo, e quindi niente. Mi è piaciuta davvero tanto la prima strofa, la seconda non sono riuscito a godermela appieno. Poi lui fa tipo una barra sul COVID coprifuoco, dice una cosa del genere, ve la butto lì, provo a interpretarla. Si riferisce al fatto che magari molti suoi amici avessero la libertà vigilata o gli arresti domiciliari, e di solito appunto quando vivi in queste condizioni il più delle volte hai un orario al quale devi essere a casa. Passerei alla seconda canzone, Panama featuring Aya Nakamura. Guarda, non dirmi di no. Ok. Dove sei, ovunque ti trovo, sta storia vera. Zero giorni di riposo. Dove sei, ovunque ti trovo. Non sei il boss, non sei il ciapo. È solo il profumo di Hugo Boss nell'armadio. Nel party siamo noi il party. Ehi, da Parigi fino a lei, pure Panama. Nella suite con i miei come hooligan. Che mi vivo stanotte come l'ultima. Okay. Lo giuro è l'ultima. E mi blocco se lo muove. Sono nato furbo, non hanno trovato prove. Ma se tu sei un cudetta. Ok. I due dopo il remix di Pookie, che era un singolo di Aya Nakamura, che dovrebbe essere una cantante francese, o almeno francese è la lingua in cui canta, poi io non la seguo molto perché non mi interessa, sono tornati con questa collaborazione che, devo essere già sincero, mi sembra un quarto della hit che era ai tempi Pookie. Perché boh, non lo so, non mi ha detto molto, sia la parte di lei che anche quella di Capo Plaza ha sempre questo sound, no, un po' arrabbeggiante mi verrebbe da dire, anche se sicuramente non è il termine corretto. Non mi è sembrata tutta questa hit, quindi secondo me già perde il confronto con Pookie. Vabbè che quello era il remix di una canzone che già originalmente era una hit, però boh, in sto caso sinceramente non mi sono piaciuti più di tanto. Andrei con la terza, che è Envidioso feat Morad. Quanto parli invidioso, ombre sono un ifo de puta, puta, ma io che parli poco, poco, chiamo col Motorola. Ok. La bebe mi parla che passa, siamo in 20 tu solo. Ora ok. L'Italia, quindi andale, andale. Di nero dentro le mie tasche, per questi invidiosi cacciamo le lame fra. Non parlo mio hermano fra, già lo so. E sto por la calle, tu già lo sai. È invidioso, sono tutti invidiosi. Mira che okay. Va a un caso, al final me busco un caso. Mi defono fare dal normale, euro, dollari, peso. Sube paquete Italia. Vení llamada de aria, acercate que ese coche tiene hueco. Que no son iguales, por más que compare. Manda familiares, lo ilegales.
questo era l'unico singolo estratto da questa Deluxe Edition, quindi di regola la dovremmo già conoscere, ma vi dico in totale sincerità che è stata la prima volta che ho ascoltato sta canzone, per il semplice fatto che Capo Plaza è un artista che non seguo chissà quanto, Morad non lo conosco, ma comunque ora che ho sentito anche la sua strofa non mi sembra granché, ma non perché lui non sia bravo, ma perché non sono interessato nel tipo di musica che fa. Anche in questo caso ritmi un po' arabeggianti, mi verrebbe da dire afro trap, ma quella forse è un po' più francese che spagnola. Quindi nel complesso la canzone è ok, per esempio se devo paragonarlo alla precedente, quella con Aya Nakamura, suona molto di più di hit rispetto a quella, quindi sicuramente nel mainstream, così come ha già fatto un po' di numeri, continuerà a farli, però personalmente è una canzone che non mi fa entusiasmare così tanto. Quarta traccia, Pronto featuring Tion Wayne. London, una chiamata che arrivi adesso, bang. Ok, London, grigie le nuvole, non c'è sol. Da 10.000 un milione. Ok, sopra una fast car, un RR, non perdo il controllo. Dice che sono la fine del mondo, baby, è crazy. Ok, e quanti problemi, sospine e mica rose. Va bene. Oggi sopra un Audi scappiamo con il malloppo e fanno bang. Pronto, baby, lo muove, lo muove, lo muove, oh yeah. Skill and shoot, ba, ba, pick and choose. You be in Milan, I'm drinking. Hit it from behind, now she limping. Okay. Facts when I speak, when I rap. Money life for the teeth, when it's cap. In the function. Gal in Milan, gal in London. Shoot like Moise King, where we come from. Posso dire che a tutti gli effetti questa era l'unica canzone di cui ero curioso e devo dire che alla fine non è niente male. Featuring Tion Wayne che fa UK Drill, è uscita da poco anche Buddy insieme a Russ Millions, che è una delle canzoni che sta andando più viral di quel genere attualmente a Londra, insomma. È traccia che è stata remixata da molti artisti, tra cui anche Rondo e Capo Plaza. Io, come ben sapete, non sono tanto fan della UK Drill perché è ancora un genere che non riesce a prendermi, però in questa canzone, così anche come Buddy, lui mi era piaciuto e anche qui, appunto, come dicevo prima, non ha fatto assolutamente una cattiva strofa, anzi io vi direi che almeno per quello che ho sentito mi sembra quasi che abbia clissato Capo Plaza, ma perché su questo beat sta molto meglio. Per carità, è anche il sound su cui rappa di solito, però si vede che lo padroneggia in maniera molto superiore rispetto a Capo Plaza, che anche nel flow che ha tenuto un po' per tutta la canzone, insomma, non è che mi ha fatto proprio impazzire o fare comunque i salti di gioia. Boom. Sinceramente fino adesso queste quattro tracce non credo che le riascolterei. Andiamo avanti con la quinta, Nuovo Canada. Nuovo Canada, le cammina nuda nella camera. Ice cold, freddo nella Cadillac. Oh mamma, adesso devo correre. Le fa un passo prima a destra, poi a sinistra. La vita è una puttana e gliel'ho messo forte dietro ed ora ogni volta chiama. Okay. C'è un mirino sulla testa ma ancora non spari. E merce buona dalla Spagna, sto fumando cookie. Okay. Canada sotto zero che ora mi tiene al caldo. Adios, il mio amico è carico, timpanica. G, non sei un G per la G sopra il cappellino. Movie, brother come un film, sì, la mia vita zero. Va bene. Canada che mi tiene caldo per queste strade. Ma sogno Panama sotto una palma, sto fumando. Guardate, forse la migliore dell'album, secondo me, o meglio dell'album, di questa Deluxe Edition, perché nel complesso bene o male mi è piaciuta tutta. Già il titolo mi ci aveva fatto un po' pensare, ma anche il beat e soprattutto il flow che ha avuto nella prima strofa, secondo me è un botto ispirata da Drake. Non lo so, ho avuto le stesse vibe di 0 to 100 The Ketchup, una canzone molto vecchia, aspettate che vedo proprio adesso di che anno è, del 2013 di Drake. Boh, mi ci ha fatto subito pensare, ripeto, le sonorità mi hanno subito portato a questa canzone. Comunque ci sta, ripeto, forse la migliore, anche se mi è piaciuta tanto la prima strofa di I Soldi Parlano, quindi forse è quello il momento più alto dell'album, almeno per quanto riguarda il mio parere. Che dire di questa Deluxe Edition? Sicuramente 5 canzoni carine, ci stanno. Io, se devo essere sincero con voi, non mi riascolterei nessuno di questi 5 pezzi, ma perché anche Plaza era un album che sì mi è piaciuto e lo vedrete anche nella reaction, se vi capita di vederlo, se l'avete già vista, ma sarò sincero, a parte qualche singolo non l'ho mai riascoltato, quindi secondo me queste 5 canzoni faranno la stessa fine. Voi invece cosa ne pensate? Siete rimasti sorpresi o vi è piaciuta questa Deluxe Edition di Plaza? Ve l'aspettavate? Qual è la vostra traccia preferita? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat!